Bella ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi, come vedete, non sono nella mia stanza perché sono a Los Angeles. Per chi mi segue su Facebook probabilmente già lo sa, sono qui per vedere, per presenziare all'E3 2014 e oggi vi racconterò un po' le novità che ci sono state e le news che ci sono state date durante la conferenza Ubisoft. Innanzitutto scusate un po' l'aspetto da sopravvissuto a un tornado, ma è mezzanotte e 40, io ho 6 ore per fare questo video, editarlo e caricarlo su YouTube. Negli ultimi 4 giorni ho dormito tipo 3 ore a notte, quindi è perfetto, sono nelle condizioni perfette per fare un video decente. Come ho detto, sono stato alla conferenza Ubisoft, che è stata fatta praticamente in un teatro, anzi penso che sia stato praticamente un cinema, con il palco centrale, il mega schermo dietro e tutti noi che eravamo seduti. Era abbastanza piccola come sala, ci saranno state secondo me non più di 500 persone. E fra quelle 500 c'ero anch'io, ovviamente, che vi porterò un po' di Los Angeles dentro le vostre case. Ed inizierei subito col dire che il primo video che ci hanno fatto vedere, il primo trailer, è stato quello di Far Cry 4. Quindi la Ubisoft ha deciso di iniziare praticamente col botto, con uno dei titoli più attesi di questo E3 2014, almeno per quanto riguarda Ubisoft. Oltre al trailer, però, non ci è stato detto praticamente nulla, è stato mostrato questo video. Mentre vi parlerò, comunque, ci saranno le immagini sotto di me che vi faranno vedere un po' i trailer che ci sono stati. Purtroppo non so come linkarveli perché io dall'hotel io volevo metterli su non elencato e farveli vedere poi lasciandovi link. Purtroppo non posso farlo perché la connessione fa cagare, quindi dovrete andarveli a cercare da soli, ma comunque sotto di me li vedrete scorrere. In questo trailer di Far Cry 4 si vede poco e niente, si vede il protagonista, quello che sarà probabilmente il protagonista, su un autobus che viene assalito da quelli che inizialmente sembrano nemici, che poi però si trasformano in amici. È un trailer abbastanza strano, non c'è scritta data d'uscita, non c'è scritto praticamente nulla, è un titolo probabilmente in sviluppo e che secondo me già al Gamescom sapremo qualcosa di più, ci diranno qualche notizia in più. Io lo attendo particolarmente perché il 3 è stato uno dei titoli di punta praticamente del 2013. Dopo Far Cry 4 è stato il turno di un gioco che ha più di 100 milioni di utenti in tutto il mondo, quindi non sono una sciocchezzuola, cioè Just Dance. È stato presentato infatti il nuovo capitolo di Just Dance. È salito sul palco il producer del gioco che ci ha spiegato la novità principale che ci sarà in questo nuovo capitolo, cioè Just Dance Now. Voi vi chiederete: che minchia è Just Dance Now? Praticamente Just Dance Now è l'applicazione di Just Dance che ci permette di giocare direttamente dal telefono e di creare lobby di gioco praticamente con un numero infinito di player. Per dimostrare questo fatto, sono state praticamente hanno fatto una dimostrazione live e hanno ballato più o meno, non lo so, saranno stati 50 o forse di più ballerini contemporaneamente. Poi quello che ha fatto il punteggio più alto ha vinto. Però comunque Just Dance 2015 ha un pubblico enorme che secondo me con questa nuova interazione, con questa applicazione, crescerà ancora di più a dismisura, perché voi pensate solamente che siete in salotto, prendete il telefono e cominciate a giocare, si unisce vostra madre dalla camera, vostra zia dal Burundi. Resta il fatto che comunque è una grande idea e probabilmente darà una marcia in più a questo titolo. E passiamo al terzo titolo che hanno presentato in questa conferenza del 2014 di Ubisoft. Questo gioco è uno, anzi è quello che attendo da più tempo, quello che attendo da più tempo di vedere da quando l'hanno parlato la prima volta, cioè penso l'anno scorso, cioè The Division. È salito il producer anche qui del gioco sul palco che ci ha spiegato un po' quale sarà la storia di questo gioco. Praticamente c'è una New York invasa dal caos per il rilascio di uno strano virus che l'ha mandata completamente a puttane. Quello che però mi ha colpito particolarmente di questo gioco è il trailer che hanno fatto vedere. Probabilmente chi lo vede da casa non riesce ad avere le stesse sensazioni che abbiamo avuto noi lì dentro, perché voi immaginate di vederlo in una sala cinematografica con un impianto audio incredibile, immerso nell'ambiente che è quello di Los Angeles, dell'E3 e della conferenza Ubisoft. Vedere questo trailer mi ha colpito particolarmente, avevo i brividi a una certa. Comunque The Division uscirà nel 2015, quindi dovremo aspettare ancora un annetto per vederlo, però l'attesa si fa veramente sentire. Io già lo attendo particolarmente e è un titolo che probabilmente comprerò, giocherò, finirò e ci guarderò particolarmente, anche perché è stato uno di quelli, come ho detto, che mi ha colpito di più e che attendevo di più, quindi punto molto su questo gioco, anche perché la storyline sembra carina. Uscirà nel 2015, non ci sono altre news su questo gioco, spero che ce ne siano già da domani, che praticamente, cioè da oggi che voi state vedendo questo video durante la fiera, perché oggi, domani, dopodomani ci sarà la fiera e spero che riuscirò a fare qualche altra ripresa, qualche altra notizia, spero di
carpirla. Per ora non ci sono altre notizie e spero che The Division mi colpisca in positivo sempre di più con l'andare del tempo. Un altro titolo particolarmente interessante è stato The Crew. Ovviamente The Crew, anche questo è un gioco già presentato l'anno scorso. Hanno dato qualche, ovviamente, informazione in più, soprattutto su come sarà strutturata la mappa. Per quanto può sembrare incredibile, la mappa di questo gioco sarà grande quanto gli Stati Uniti. Da Miami a Los Angeles ci saranno dei percorsi che ce le faranno attraversare tutti quanti in macchina, senza caricamenti di rendering. Praticamente noi possiamo andare, se siamo matti, non abbiamo un cazzo da fare tutta la notte, prendiamo la macchinetta, ci spariamo i 300 orari da Miami a Los Angeles senza nessun tipo di rendering, senza nessun tipo di caricamento, potremo visitare virtualmente gli Stati Uniti su strade probabilmente esistenti sul serio. È stato etichettato come l'open world più grande della storia. È stato anche detto che la community ha aiutato molto lo sviluppo del gioco perché sono stati presi dei team in giro per tutto il mondo che l'hanno provato in anteprima con una super mega closed iper beta, anzi all'alfa penso. Durante questo E3 ci sarà praticamente una closed beta che spero di riuscire a provare, e la closed beta sarà disponibile dal 23 luglio solo su computer, previa registrazione da quel che mi ricordo, mentre il titolo uscirà l'11 novembre 2014, quindi se volete fare un regalo di Natale anticipato sapete già cosa comprare. Uno degli ultimi titoloni di questa conferenza è stato Assassin's Creed Unity. Come sapete ormai tutti, penso, è ambientato nella rivoluzione francese, quando c'è un periodo di povertà, di rivoluzione, gli assassini ci entrano benissimo in questa storia. È stato ovviamente lanciato un trailer e una prova del gioco sul palco. Vorrei parlarvi un po' di quella che è stata la prova sul palco. Mi ha impressionato tantissimo la fluidità di gioco e il modo in cui è cambiato il movimento e i movimenti che hanno i personaggi, soprattutto durante le scalate. È molto 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 diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, sembra quasi una cosa reale, realistica e molto più fluida, soprattutto come ho detto nelle arrampicate. Però ovviamente i combattimenti, il sistema di combattimento è rimasto sempre lo stesso. Il trailer, come ogni trailer di Assassin's Creed, è fantastico, perfetto, sembra quasi un film e fa venire veramente veramente voglia di giocarci. L'implementazione nuova che è stata fatta è quella di creare all'interno del gioco 4 personaggi diversi. Non ho capito se ci sarà la possibilità di giocare una storyline in cooperativa con 4 giocatori, oppure se durante la storia single player avremo 4 giocatori da utilizzare. Ci saranno ovviamente nuove armi, nuovi vestiti, nuove ambientazioni, nuovi aiutanti, nuovo tutto di questo Assassin's Creed. L'unica cosa che non è cambiata, probabilmente, come ho detto, è il sistema di combattimento, e uscirà il 28 ottobre 2014. Dopo questi titoloni, Ubisoft ha presentato un nuovo gioco che sinceramente, non essendo, come vedete, non sono molto muscoloso io, no? Però questo gioco sembra abbastanza carino. Si chiama Shape Up ed è praticamente un fitness game. Voi direte, cos'è un fitness game? Praticamente Ubisoft ha lanciato questa partner con Microsoft, quindi questo gioco, se non sbaglio, uscirà probabilmente solo per Xbox One e verrà utilizzato col Kinect, in cui ci saranno dei minigiochi da fare tramite la palestra. Praticamente col Kinect noi ci metteremo davanti al Kinect, ci saremo noi con il nostro personaggio, con i nostri vestiti, con il nostro capelli, noi, praticamente noi all'interno del gioco, che potremo sfidare o il nostro alter ego o un nostro amico a spinte di qualsiasi cosa, che potremo sfidarci a flessioni, potremo sfidarci a con altri esercizi. Sotto nel video, sotto comunque vedrete il gameplay perché lo spiego meglio. Non è stata resa nota la data d'uscita, però comunque sembra abbastanza interessante e sinceramente potrei provare anche a fare dei gameplay su questa roba. Il penultimo titolo della conferenza Ubisoft è un titolo, secondo me, abbastanza pesante e molto serio, perché è un action platform praticamente ispirato dalle storie raccontate sulle lettere dei militari nella prima guerra mondiale. La grafica è molto strana, è uno di quei platform, non c'è stato mostrato il gameplay ma solo il trailer, e è abbastanza forte, colpisce abbastanza, perché vedere questo trailer fa capire veramente cosa si è provato durante quegli anni. Uscirà il 25 giugno, non è un gioco come tutti gli altri e secondo me è stato uno dei giochi più interessanti di questa conferenza Ubisoft. Come detto, esce il 25 giugno, quindi aspettatelo. Oh, siamo arrivati all'ultimo gioco che è stato presentato col botto. È salito il co-founder praticamente di Ubisoft, che ha detto: regà,
state buoni, non marciate perché mo ve fa il culo. Ok, non credo che la traduzione dall'inglese all'italiano sia stata prettamente esattamente questa, però è stato presentato Rainbow Six Siege, o Siege, Siege, non lo so come si pronuncia, ed è stato mostrato un gameplay abbastanza figo. Praticamente è stato mostrato il gameplay multiplayer di questo gioco, che è strutturato in modo molto strano. È praticamente un 4v4 in cui ci sono 4 criminali, 4 cattivi che hanno un ostaggio e 4 buoni che devono liberare l'ostaggio. Ci è stato mostrato come la parte cooperativa sia abbastanza importante, anzi sia fondamentale soprattutto la comunicazione, perché durante questo gameplay ci sentono le voci dei giocatori che parlano tra di loro, si coordinano nella casa, cercano di prendere l'ostaggio e di salvarlo. Se non sbaglio sono passati 4 anni dall'ultimo Rainbow Six e quindi è stato un titolo che ha fatto applaudire anche le sedie. L'unica pecca è che uscirà nel 2015, quindi dovremo aspettare un annetto per vedere un po' come sarà questo titolo. Comunque ragazzi, questa un po' era la conferenza Ubisoft. Vi ho fatto vedere i titoli che sono stati presentati, quelli in anteprima, quelli che erano già stati anticipati e che ora hanno qualche dettaglio in più, quelli nuovi, quelli che usciranno nel 2015, quelli nel 2014. Da dopodomani probabilmente vedrete qualche gameplay in più, non vi spoilerò ancora su cosa, probabilmente uno su The Crew è sicuro, quindi aspettatelo verso, sì, questa settimana sicuramente uscirà. Noi ci sentiamo alla prossima, lasciami un like, un commento, bella!